Nella serata del 4 settembre, nell'androne del Palazzo Comunale di Nicosia, si è tenuta la conclusione emozionante di Nicosiana 2023. Questa serata ha rappresentato non solo un bilancio delle attività svolte, ma anche una sentita celebrazione della solidarietà e della diversità che hanno caratterizzato questa straordinaria manifestazione. Per 4 giorni centinaia di persone e numerose associazioni nicosiane si sono unite per dar vita ad un evento speciale guidato dal nobile spirito del volontariato. La serata è stata aperta dalla presentatrice d'eccezione Stefania Catania. Maria Di Costa, assessore ai servizi sociali del Comune di Nicosia, ha portato i saluti istituzionali anche a nome del sindaco Luigi Bonelli, dando il via ad una serata carica di emozioni. Il momento clou è stato l'assegnazione di 4 quadri messi in palio dagli organizzatori per raccogliere fondi a sostegno della ricerca sulla epidermolisi bollosa presso l'ospedale Bambini Gesù di Roma, conosciuta anche come la sindrome dei bambini farfalla, una malattia di cui è affetto il giovane Giuseppe Losauro, vero protagonista della seconda edizione di Nicosiana insieme alla sua straordinaria famiglia. I quadri sono stati assegnati con grande emozione. Siamo anime di passaggio, in cerca di eternità. L'opera dell'artista Sara Raimondi è stato il 4° premio vinto da una signora di Catania assente alla serata. Il 3° premio, il quadro Farfalle Rosse, offerto dall'artista Luigi Ascardino, in arte Scargi, è stato consegnato a Giuseppe La Blunda. Il 2° premio è andato al quadro realizzato da Cinzia Consentino, madre di Giuseppe Losauro, consegnato ad Antonio Mancuso. Il 1° premio è stato assegnato al quadro realizzato dallo stesso Giuseppe Losauro, consegnato a Pina Losauro. Sono un'appassionata di arte, ho la casa piena di stampe, ma questo è il quadro più bello che io abbia visto nella mia vita. La serata non è stata solo una celebrazione dell'arte, ma anche un momento di grande solidarietà con la consegna di fondi. La cooperativa sociale Nicos, presieduta da Fina Rizzo, ha consegnato un assegno da 1.000 euro, mentre i frati cappuccini di Nicosia, rappresentati da padre Salvatore Russo, e la fraternita San Felice, rappresentata dal ministro Gaetano Lo Gioco, hanno contribuito con un secondo assegno da 1.500 euro. Quest'anno Nicosiana è stata organizzata in concomitanza con le celebrazioni in onore di San Felice, aprendo la porta ad una collaborazione duratura con le future edizioni. La cooperativa Nicos e la fraternita si sono impegnate a collaborare con gli organizzatori di Nicosiana anche per il prossimo anno. Deborah Leonardi, una delle menti dietro l'organizzazione di Nicosiana, ha fornito un resoconto della manifestazione, annunciando con orgoglio la raccolta di 10.000 euro che verranno interamente devoluti all'ospedale Bambini Gesù di Roma. L'assessore Nando Zappia, pilastro di questa edizione di Nicosiana, ha espresso la sua gratitudine a tutti i volontari che hanno contribuito al successo di questa straordinaria manifestazione. Ed il pensiero va al 2024 per un'altra edizione di Nicosiana, sempre in crescita e partecipata. Grazie a tutte le associazioni, la Fraternitas, grazie a tutti. Grazie all'intera comunità di Nicosia. La serata si è conclusa con un fragoroso applauso in un momento che ha toccato il cuore di tutti, grazie a Giuseppe Losauro e alla sua famiglia, che hanno condiviso una preziosa lezione di vita con tutti coloro che hanno partecipato agli eventi di fine agosto, in cui la solidarietà e la bellezza della diversità sono state le stelle indiscusse.